Quando vi affaccerete questa mattina alla finestra e vi sentirete frustrati perché avrete davanti un'altra giornata da passare in casa, fate una cosa. Guardatevi in giro. Se vedete qualcuno affacciato a sua volta, chiamatelo e dite: "Ciao, come stai?" È una parola semplicissima da dire questa. Eppure una parola che vi dirà modo di avere ancora il contatto con gli altri. Quante volte incontriamo le persone e le incontriamo sulla scala, abitano nello stesso palazzo, sono i vicini di casa e al massimo ci diciamo un buongiorno proprio affrettato perché è educazione comunque salutare le persone. Bene, questa solitudine che porta a questa epidemia che ci costringe a stare in casa, che ci toglie i rapporti con gli altri, non ci fa socializzare. Ecco, questa è un'occasione proprio per cominciare a conoscere i nostri vicini. I nostri vicini, come noi, sono obbligati a stare in casa. Anche loro sono magari anche da soli o hanno anche la famiglia, però non possono più avere quella vita sociale di una volta. Attenzione, non dico di andare sul ballatoio a parlare. State alla finestra, state alla finestra, salutatevi, salutatevi la mattina, salutatevi la sera, salutatevi tutte le volte che vi vedete e cominciate a parlare. Vi ricordate cosa dicevano i vecchi? I vecchi dicevano che una volta si stava bene con le altre persone, perché ci si parlava. Molte volte vediamo quelle fotografie, magari della vecchia Milano o altri posti, dove ci sono queste persone sui ballatoi delle case di ringhiera che c'erano una volta, che si stanno parlando tra di loro. Ecco, quello che manca adesso è proprio questo. E allora prendiamo l'occasione e iniziamo a farlo, iniziamo a farlo. È abbastanza dire una cosa sola. Ciao, come stai?